Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione. E prima di iniziare, voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Brukah Kodash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala, sparsi nei quattro punti della terra, affaticando affinché questa verità possa arrivare dappertutto. I miei saluti anche a coloro che con sincerità cercano questa verità. Shalom. Come vedete sullo schermo, immagini degli angeli. Volevo fare una lezione riguardo gli angeli, anche se ne ho già fatto in passato qualcosa riguardo gli angeli. Questa sarà una lezione breve. E quello che state vedendo, se scrivete su Google, angeli, e tutto quello che vedete sono queste immagini qui. E vi dico, gli angeli non hanno nulla a riguardo queste immagini che vedete. Queste immagini sono immagini, diciamo, dei anni di Rinascimento, quando i figli di Esaù, i figli dei malvagi, sono entrati in potere e sì, hanno preso il controllo, hanno cominciato a cambiare tutte le immagini e hanno messo queste immagini che è della loro assomiglianza, ok? Ma non voglio cambiare la lezione. La lezione sarebbe tutto altro e ho voluto solamente farvi vedere queste immagini, no? Dunque, la lezione che vorrei fare è quello di farvi capire una cosa molto importante. Dobbiamo capire in questa verità che tutti gli angeli sono al servizio del Padre Yahweh, sia angeli buoni sia angeli cattivi. Satana è un angelo. Satana è un angelo del Padre e lui non fa la sua volontà. Fa la volontà del Padre, Yahweh, wa Yahweh Shai. Non fa nulla della sua volontà. Ok? Perché cosa hanno fatto queste religioni qui? Tutte le religioni del mondo ci fanno capire che è una guerra tra il bene e il male. Perciò non è proprio così. Bisogna temere solo il Padre, perché il Padre controlla tutto, sia il bene e il male, ok? Questi angeli non fanno nulla, ok? Della loro volontà. Fanno solamente i comandi e il piacere del Padre Yahweh. Perciò se noi ci comportiamo bene di fronte al Padre e facciamo i Suoi comandamenti al meglio della nostra capacità, chiamando il Suo nome ogni giorno, ci manderà angeli che ci proteggeranno, che ci istruiranno e angeli che ci guideranno, che ci difenderanno, ok? Sì, può anche capitare che ci manderà angeli per provarci. E sapete che è attraverso la prova che diventiamo sempre più forti. Perciò, anzi, quando veniamo in questa verità, Satana ci metterà alla prova. Lui è stato mandato dal Padre a fare questo. Questo è il suo lavoro. Ok? Dipende, se ci teniamo tanto a questa verità, la prova ci renderà più forte. Ma se il nostro cuore non è proprio in questa verità,
cederemo e farà quello che vuole fare con noi. Ok? Queste prove possono anche pesantirci, come vediamo la storia di Giobbe. Ok? Satana ha voluto provarlo e l'ha reso povero proprio. È stato commissionato dal padre, il padre l'ha dato via. Ok? Ha preso tutta la sua ricchezza, tutta la sua famiglia, tutta la sua gloria. Ma lui ha superato la prova e poi cosa è successo? Ha avuto più di quello che aveva. Ed è questo, E questo avere può non essere ricchezza fisica, ma quella che conta di più è la ricchezza spirituale. Ok? Ora andiamo a prendere una scrittura. Questo è il libro di Salmi, capitolo 103. Inizio leggendo dal versetto 19, che dice: Il Signore Yahweh ha preparato il suo trono nei cieli e il suo regno domina su tutto. Benedite il Signore Yahweh, voi suoi angeli, che eccellente in forza, che osservate i suoi comandamenti, ascoltando la sua voce della sua parola. Ok? Anzi, vado nella scrittura e dice: Il Signore ha stabilito il suo trono nei cieli e il suo regno signoreggia per tutto. Benedite il Signore, voi angeli, possenti di forza, che fate ciò che Egli dice, ubbidendo alla voce della sua parola. Ok? Come avete visto, gli angeli obbediscono le parole del Padre. Ok? Gli angeli fanno ciò che dice il Padre. Non esiste le filosofie mondane che ci hanno insegnato finora che sono gli angeli cattivi contro gli angeli buoni. C'è una guerra nel cielo. C'è una guerra tra gli angeli buoni e gli angeli cattivi. No, non esiste. Una volta cominciate a capire questo principio, è un gran passo. Perché se sentite quello che dicono queste filosofie del mondo, che non sono altro che inganni, creano una sorta di paura. Ed è questo che spinge la gente ad andare ad adorare questi angeli malvagi per avere forze e chissà cosa. Invece adorare direttamente il Padre che comanda tutto. Ok? Ora, torniamo qui e andiamo a vedere cosa è successo nel libro di Giobbe. E questo vi farà capire che Satana è anche un angelo del Padre, ok? Anzi, lui è l'angelo comandante della negatività, del malvagità. È lui che controlla il male, ok? Come il suo figlio Yahweh Shai controlla il bene, ok? E guai a Satana che va contro il padre o suo figlio. Lui fa solo il suo servizio. Dovete venire fuori da quella mentalità della chiesa, della religione. Islam spinge molto anche questa cosa qui. Buddismo e tutto l'altro. Sono calunnie e bugie. Ora leggiamo dal libro di Giobbe, capitolo 1. Iniziamo dal versetto 6, che dice: Ora ci fu un giorno in cui i figli di Yahweh vennero a presentarsi davanti all'Eterno, e anche Satana venne in mezzo a loro. Ma scusatemi, ma Satana non doveva essere il nemico del Padre? Non dovrebbe essere cacciato dai cieli e non può più andare su? Vedete che sono degli ipocriti queste religioni qui.
Infatti, nulla di questo che dicono, che ci insegnano è vero. Satana è al servizio del Padre. Continuiamo. Inizio anzi a leggere da capo. Ora ci fu un giorno in cui i figli di Yahweh vennero a presentarsi davanti all'Eterno e anche Satana viene in mezzo a loro. Satana è un figlio di Yahweh, ok? E l'Eterno disse a Satana, da dove vieni? Allora Satana rispose all'Eterno e disse, dall'andare avanti e dietro per la terra e dal camminare su e giù in essa. Avete visto? Satana è in servizio del Padre. Noi dobbiamo avere tutto il timore del Padre, perché se il Padre è con noi, comanderà i suoi angeli a non distruggerci come ha fatto con Giobbe. Se continuate a leggere, allora il Padre lo chiede e l'Eterno disse a Satana, hai tu considerato il mio servitore Giobbe? Che non c'è nessuno come lui sulla terra, un uomo perfetto e retto, uno che teme Yahweh e evita il male? Avete visto? E questa è più o meno la stessa cosa che succede a tanti di noi quando veniamo in questa verità qui. Il Padre ci testa mandando suo angelo che svolge il suo lavoro, che è Satana, a tentarci. Allora se rimaniamo saldi e fedeli, lui scapperà via e non ci tenterà più. Ma se siamo deboli, cadremo. Perché il Padre non cerca uomini deboli, cerca uomini forti, uomini decisi e uomini che vogliono con tutto il proprio cuore i suoi leggi e statuiti. E ricordiamo, ce ne sono, anzi, vado, prima di leggervi il libro di Esodo, vi faccio capire anche che nel libro di, anzi andiamo a prenderlo. Perdonatemi. Secondo Re 19 e versetto 35. Qui c'è una bellissima storia. E o quella stessa notte avvenne che un angelo di Signore Yahweh uscì e percosse 185.000 uomini nel campo degli Assiri. E quando si furono levati la mattina, ecco, non si vedeva altro che corpi morti. Questo è un angelo della morte che il Padre ha mandato nel campo degli Assiri, che hanno preso, come si dice, hanno fatto, adesso la parola non mi torna, hanno circondato Gerusalemme e lo volevano distruggere. Adesso la parola non mi viene. Dunque, il Padre ha mandato un solo angelo e vedete ha distrutto 185.000 uomini. Un solo angelo. Questi angeli sono devastanti e sono all'ubbidienza del Padre. E ricordatevi che l'angelo della guerra, proprio il comandante, l'angelo della guerra è l'angelo Michele, che il suo vero nome nell'ebraico antico è Mikahala, che vuol dire chi è come il potere Yahweh. Ok? Se un angelo può essere così potente, immaginate angelo Mikahala, così chiamato Michele, e lui alla fine tornerà con il figlio del Padre Yahweh Shai, e questi distruggeranno i malvagi. Cari, non volete essere parte di quella lista
che saranno distrutti. Infatti noi stiamo pregando ogni giorno affinché il Padre possa essere misericordioso su di noi. Ora andiamo a prendere il libro di Esodo che ho messo qui. Questo è il libro di Esodo, capitolo 12, versetto 23, che dice: poiché il Signore Yahweh passerà per colpire gli egiziani, e quando vedrai sangue sul architrave e sui due stipiti, l'Eterno passerà oltre la porta e non soffrirà il distruttore di venire nelle vostre case per colpire voi. Anzi, andiamo a prendere le scritture. Vediamo un'altra versione. Ok. Infatti il Signore Yahweh passerà per colpire gli egiziani, e quando vedrai sangue sulla architrave e sui stipiti, allora il Signore Yahweh passerà oltre la porta e non permetterà allo sterminatore di entrare nelle vostre case per colpirvi. Questo è un angelo sterminatore. E questa storia, come sapete, questo è quando i figli di Israele erano schiavi dagli egiziani. E vedete? Avevano bisogno di avere il sangue sull'architrave, sulle porte delle case. E questo è la similitudine di quello che succederà nel futuro. Ma questa volta il sangue deve essere nel nostro cuore. È il marchio santo riguardo il libro di Apocalisse. Questi sono stati marchiati, ok? I suoi eletti. E questo è, non è altro che il sangue del suo figlio Yahweh. Il suo sangue è stato sparso non per nulla, ma per renderci eredi del regno, per pulire tutti i nostri peccati che abbiamo fatto nelle vite passate. Perciò dobbiamo essere degni di questo suo sangue. Questo sangue deve lavare il nostro cuore. Se questi angeli non vedono questo sangue che ha pulito il nostro cuore, allora verremo sterminati con i malvagi. Io spero che questa lezione è stata edificante e vi ha spiegato quello che è tra gli angeli. Tutti gli angeli, sia bene e male, sono a disposizione del Padre. Ora potrei andare avanti anche a farvi vedere come sono gli angeli, che la descrizione degli angeli si trova nel libro di Ezechiele e anche in altri libri. Sono scuri, come così chiamati negri, ok? C'è la descrizione. Anzi, vediamo se riesco a trovare questo versetto. Perdonatemi un attimo.
Ok, si trova nel libro di Ezechiele 1:13. Questo è il libro di Ezechiele 1:13. E questa è la visione che aveva Ezechiele, anzi quando gli è apparso l'angelo e spiegava la sua descrizione fisica. E dice in versetto 13: in quanto alla somiglianza delle creature viventi, il loro aspetto era come carboni ardenti di fuoco e come l'aspetto di lampade. Andava su e giù tra gli esseri viventi. Ok? Ok? Qui si stava proprio spiegando un rotolo e qui parlava di chi è che lo guidava. Ok? Stava parlando di così chiamato UFO. Ok? E vedete, in quanto alla somiglianza delle creature viventi, ok, diceva che era proprio come la somiglianza di un uomo, di una creatura vivente. Il loro aspetto era come carboni ardenti di fuoco. Carboni ardenti di fuoco, qual è il colore di carboni ardenti di fuoco? Vedete il colore dei così chiamati negri più o meno, ok? Vedete questo colore qui, molto vicino al mio colore, questo colore qui, vedete? Perciò detto questo, spero che siete stati edificati. Tutti gli angeli sono a servizio del Padre e non assomigliano nulla come li hanno dipinto angeli. Vedete che queste immagini sono immagini false? Queste immagini che vedete sono immagini del tempo di Rinascimento. Hanno cambiato tutto. Gli angeli non hanno nulla a che fare con questi, ok? Gli angeli sono terribili, ok? Detto questo, voglio dare tutti i lodi dovuti al Padre Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rukah Kodash, ok? Mi doppio onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala. Alla prossima, Shalom.